Continuano le puntate di Talentone, siamo all'Orient Express Pub di Clusone, andiamo a presentare il nostro opinionista. Ricordiamo che è un talent show non vestito da talent, perché DJ Mauri, tu non darai un sì, non darai un no, ma darai semplicemente dei consigli ad un giovane che ha un talento da esibire. Innanzitutto buonasera, grazie per aver accettato questo invito. Ciao, buonasera a tutti. Ecco, la prima domanda che ti faccio è: siamo in un programma di giovani, però vedere un DJ come te che ha fatto questa carriera ci fa molto piacere. Ti chiedo qual è stato il segreto per fare del tuo lavoro, comunque scusami, per fare della tua passione il tuo lavoro. Ebbene, non ci sono dei segreti, si nasce. E io poi ero portato per la musica e ho incominciato a comprare dischi, a fare qualche festa in giro, a seguire i DJ che erano allora erano i fenomeni, e poi mi sono incanalato, ho incominciato a lavorare in discoteca. E dopo da lì. E da lì ce l'hai fatta, il grande DJ Mauri. Ho detto in due parole, però ci vorrebbe una settimana e mezzo per raccontare tutto. Grazie ancora DJ Mauri, andiamo a presentare il talento di questa serata, che è Dani Chiodi. Dani, benvenuto. Ciao a tutti, sono Daniel Chiodi, nome d'arte Dani Chiodi su Facebook. E niente, ho 26 anni, vengo da Gazzaniga. Faccio il mulettista alla radici di Ponte Nossa, di Villa Dogna, la radici Yarn. Lavoro come carrellista, mulettista carrellista, poi facciamo anche altri lavori, e il mio hobby e la mia passione quando sono nato è il Vigile del Fuoco. Lo faccio come volontariato dal 2007 e niente, ho una passione fin da quando ero piccolo, perché mio papà mi portava in caserma, poi comunque la mia generazione è tutta una famiglia di pompieri, che aveva cominciato il mio bisnonno col carretto e cavalli, di conseguenza mio nonno, mio padre, mia zia, che è stata la prima della Bergamasca, che ora purtroppo non fa più parte del corpo dei Vigili del Fuoco. E niente, poi ho un amore immenso per i cani, di tutti gli animali, però principalmente dei cani. E niente, se posso fare un appello, direi che il cane è un grandissimo impegno, quindi se potete benissimo evitare di comprarli se non siete capaci di tenerli, e evitate veramente di abbandonarli per strada, perché poi... E questi sono gli appelli che ci piacciono. Ecco, salutiamo anche Willy Marano, ricordiamo i suoi ragazzi apriranno ancora il Livecom sessione 2015. Colgo l'occasione per dirvi: siamo a Clusone, andate da Musica Ribelle se volete trovare qualsiasi biglietto per qualsiasi evento. Dani, facciamo parlare la tua esibizione, se DJ Mauri è d'accordo. Sei pronto per guardare che cosa ci porterai? Luca Giurato, il più criticato dislettico della televisione. Dani Chiodi con la propria esibizione. Buongiorno a tutti, cari amici telespettatori, chiedo scudo a tutti, mi sono già sbagliato. Un saluto al pubblico femminile e anche a quello femminile. Vabbè, allora, cominciamo subito a presentare gli ostipi della serata. Andiamo subito a presentare il primo ostipe, il mio caro vecchissimo Maurizio Costanzo. Ciao Luca, grazie per avermi invitato alla trasmissione. Saluto tutti, saluto il pubblico, colgo l'occasione per salutare anche la mia cara mogliettina cara Maria De Filippi, che sicuramente te la starà facendo con un amico della tua trasmissione. Vabbè, grazie Maurizio, sei stato gentilissimissimo a venire alla mia trasmissione e di non avermi tirato il bidone, anche perché non mi avresti preso comunque. Vabbè, bando agli stop alle ciance. Allora, andiamo a presentare il prossimo ospite della serata. Andiamo a parlare con il più famosissimissimo motociclista di tutti i tempi, che ha vinto miliardi e miliardi di titoli. Andiamo a presentare Vasco Rossi. Allora, chiedo subito la parola al signor
Valentino. E grazie, sono qui questa sera alla puntata di Uno Mattina si fa la mattina, non la sera, vabbè. E colgo l'occasione per dirvi che fin da quando ero piccolo che correvo in moto, che speravo che il signor Luca Giurato mi invitasse alla sua regione solo per dire che sono pattacca. Comunque la gara di domenica è andata bene, abbiamo avuto un po' di problemi con le gomme e praticamente, scusate, chiedo scusa alla trasmissione, mi tocco il pacco, ma mi dà un fastidio poi quando sono anche in moto che mi devo piegare. Nella prima parte della gara siamo andati molto bene, ho trovato il feeling giusto con la moto, poi non so cosa è successo, passando dai box ho visto una delle mie ombrelline che si stava cambiando il perizoma, sono restato un po' impalato e mi sono fatto doppiare 3-4 volte. Grazie, chiedo scudo se ti interrompo. E comunque, allora, il tempo stringe, mi dicono dalla regia che dobbiamo andare in pubblicità, restate collegati e apra fuoco. Ciao a tutti. E questo era Dani Chiodi direttamente dall'Orient Express Pub di Clusone, talentone, il live show non vestito da talent. Andiamo da DJ Mauri, ti chiedo un tuo commento sulla sua esibizione, ti ho visto ridere, quindi devo dire che il comico ha avuto il suo effetto. Che esibizione è stata? Ti è piaciuto o non ti è piaciuto? Che consiglio diamo a Dani Chiodi? Dani è un personaggio, ultimamente è uscito in Facebook con le sue trovate. È uno di quelli veri, i ragazzi di oggi, e si è proposto, si è buttato, e niente, complimenti, perché comunque speriamo che continui ancora a divertirci così e a divertire tutti, perché è abbastanza visto anche in Facebook, è abbastanza seguito da ragazzi e ragazze. Infatti abbastanza seguito, Dani, ho visto ieri un adesivo che portava il tuo volto con scritto "io non posso entrare". Ecco, guardando la telecamera, che cosa rispondi a questi fautori di cotanta ignoranza, direi io? Allora, innanzitutto volevo ringraziare l'artista, se mi stai guardando, spero per te che mi stai guardando, ti ringrazio, perché con la crisi che c'è oggi hai trovato un lavoro da fancazzista e ci sei riuscito bene. Quindi ti chiedo il favore di attaccarne in giro più tante possibili, perché così facendo tu pensi di prendermi per il culo. Chiedo scusa per il termine, ma così aumenti solo la mia fama. E anche perché ricordo l'adesivo che è un simbolo di divieto con la mia faccia, con scritto "io non posso entrare", quindi una foto presumibilmente rubata da Facebook, dal mio profilo, da un amico dell'amico, non si sa. Comunque per me è un onore, perché io amo i cani, per cui anche se sulla mia faccia con scritto "io non posso entrare", ricordi che io vado dove voglio senza il tuo consenso. Grazie a Mauri che mi ha dato il... I ringraziamenti di Dani Chiodi. Ricordiamo i metodi di voto: il video verrà caricato su Facebook, sulla pagina di Talentone, ma anche su Val Serena News, che ci tengo a ringraziare in modo particolare. Un mi piace per dare un punto a Dani Chiodi, invece una condivisione per dare 3 punti. Ecco, DJ Mauri, che consiglio gli diamo a questo ragazzo che comunque ha molta passione nel fare quello che fa? Vabbè, consiglio unico è quello di continuare, di vedere, cioè, sai, le strade oggi si aprono così all'improvviso, devi esserci, devi giocare, devi partecipare, devi essere forte, devi inventarti anche qualcosa, devi avere delle belle aspettative. Questi i consigli di DJ Mauri. Dani, ti faccio quest'ultima domanda: quali sono i tuoi obiettivi? Sei un vigile del fuoco, sei un amante dei cani, lavori tra virgolette in fabbrica, fai il comico, cioè tu nella vita hai una certa età, comunque sei anche giovanissimo, ma nella vita chi vorrai essere? E guardando la telecamera chiudiamo così questa puntata. Niente, io voglio solo portare avanti l'essere me stesso senza dover prendere esempio da nessuno, quindi porterò avanti le mie capacità, se piaceranno a qualcuno che vogliono aiutarmi in questo cammino, altrimenti resterò lo stupido del paese e basta. Perfetto, grazie mille Dani, grazie mille DJ Mauri per la tua presenza. Voglio ringraziare Diego Videoproduzione Bergamo, voglio ringraziare Val Serena News, voglio ringraziare Musica Ribelle, voglio ringraziare Bargigia Terra Rossa, che troverete le foto sulla nostra pagina Facebook, e ringraziare l'Orient Express Pub, Talentone, il talent show non vestito da talent. Adesso la palla passa a voi per votare l'esibizione. 1 punto a mi piace, 3 punti a condivisione. Ci vediamo alla prossima, grazie per essere stati con noi.